Ciao bambini, oggi andiamo a fare l'ultima lezione dell'anno scolastico che riguarda la spiegazione di pagina 324 del sussidiario, il volume del cubo e del parallelepipedo. Il volume dei solidi. Calcolare il volume di un solido significa misurare lo spazio che occupa. Per farlo si usa il metro cubo m al cubo, m alla terza, oppure si usano i suoi multipli o i suoi sottomultipli. In pratica bisogna vedere quante volte un cubo, con lo spigolo della misura presa in considerazione, è contenuta nel solido che vogliamo misurare. Ad esempio, per misurare una scatola, immaginiamo di riempirla con dei cubetti con lo spigolo lungo 1 cm. Ossia prendendo il centimetro cubo, centimetro al cubo, come unità di misura. Calcoliamo prima il numero dei cubi in ogni strato, dopodiché il numero dei strati per arrivare al numero totale dei cubetti necessari. Ad esempio, in questo parallelepipedo abbiamo 6 cubetti in lunghezza, 4 cubetti in larghezza. Calcoliamo prima uno strato, 6 per 4, 24. Poi calcoliamo l'altezza, 3 cubetti, facendo lo strato per 3, 24 per 3, otteniamo tutti i cubetti che servono per riempire la scatola. Questa scatola quindi misura 72 centimetri cubi. Il volume del parallelepipedo. Per calcolare il volume di un parallelepipedo rettangolo, si moltiplicano tra loro le tre misure delle sue dimensioni. La larghezza A, la larghezza B e l'altezza H, oppure si calcola l'area della base, cioè il primo strato, e poi si moltiplica per l'altezza. Quindi possiamo fare, per calcolare il volume, lunghezza per larghezza per altezza, oppure semplificando, area della base facendo lunghezza per larghezza, sempre per l'altezza. Le formule sono queste: volume uguale area per base per altezza, oppure volume area di base per altezza. Ripeto, volume uguale lunghezza per larghezza per altezza, oppure volume uguale area di base per altezza. Il volume del cubo. Il cubo è un parallelepipedo particolare perché le sue tre dimensioni sono tutte congruenti, sono tutte di uguale lunghezza. Il volume del cubo quindi si calcola moltiplicando le tre dimensioni del solido, lunghezza, larghezza e altezza. Nel cubo abbiamo detto che le tre misure sono tutte congruenti, quindi il volume si calcolerà facendo spigolo per spigolo per spigolo, cioè lato per lato per lato, semplificando lato al cubo. Quindi se un cubo ha il lato di 3 centimetri, il suo volume corrisponderà a 3 alla terza, quindi 27 centimetri cubi in questo caso. Spero di essere stato chiaro. Un saluto a tutti.